Siamo nella sala consigliare del comune di Vercelli. Tra pochi minuti su questi scranni siederanno importanti personaggi del comune, della provincia, della regione per parlarci della bonifica ambientale del sito Monte Fibre di Vercelli, ma anche di altre tematiche ambientali che riguardano il nostro territorio. Salve a tutti, benvenuti a questa puntata di Obiettivo Valsese a Vercelli. Questo pomeriggio qui a Vercelli si è tenuta un'importante conferenza stampa presentata dal sindaco di Vercelli insieme al suo assessore all'ambiente Patrizia Evangelisti, ospite l'assessore regionale Matteo Marnati, assessore regionale all'ambiente, con lui due consiglieri della regione Piemonte, Angelo Dago, presidente della commissione ambiente, e Alessandro Stecco, presidente della commissione sanità, e il presidente della provincia di Vercelli, Gilardino. Si è parlato in particolare della realizzazione della bonifica dell'area ex Montefibro, uno stabilimento che a Vercelli, uno stabilimento che produceva, come ben sappiamo, prodotti chimici. A Vercelli ha dato lavoro a 8.000 persone, ma ha anche portato un gravissimo inquinamento ambientale che adesso, appunto, con questo intervento, frutto di un grande lavoro di squadra, andrà sanato. Con l'occasione l'assessore regionale ha annunciato anche degli interventi per quanto riguarda la questione amianto, che per il Piemonte è una vera e propria problematica veramente molto molto grave. Sentiamo adesso, abbiamo intervistato appunto coloro che hanno parlato in conferenza stampa. Iniziamo subito con il sindaco di Vercelli per comprendere che cosa è stata la Montefibre. Sentiremo poi l'assessore Evangelisti che ci spiega nel dettaglio come si svolgerà questo intervento. Quindi la parola alla Regione Piemonte, l'assessore Marnati, per comprendere da un lato come si è arrivati a questi fondi, quali altri fondi serviranno e poi anche che cosa si farà sulla questione amianto. Importante anche il ruolo della provincia di Vercelli e qualche battuta anche dal presidente Gilardino, e quindi concludiamo con gli assessori, i consiglieri regionali Dago e con il professor Stecco per comprendere, insomma, l'importanza a livello di ambiente e di salute di questa operazione Montefibre. Lo stabilimento Montefibre è stato per Vercelli un punto di riferimento, c'erano 8.000 dipendenti, signor sindaco, quindi fa parte veramente della storia della città, ma anche delle persone, dei cittadini. Sì, addirittura si estendeva su quello che oggi potrebbe essere un intero quartiere della città, una fabbrica che ha fatto la storia della città, la Châtillon, la Montefibre, quando nel periodo degli anni 60 si era arrivati ad avere un numero di migliaia di operai che si muovevano tutti insieme nelle ore di termine degli orari di lavoro, quindi la sirena che suonava al mezzogiorno, alle 2 del pomeriggio, alle 6, e che era emblematica per i cittadini di Vercelli come presenza di luogo di lavoro. Una fabbrica che ha portato e dato tanto lavoro, era una fabbrica anche all'avanguardia con le aree per le case per i dirigenti, gli asili, per quello che era, proprio perché un grande pezzo di città era così, così impegnato. Quindi insomma è stato un valore importante per questa città e oggi al contrario, insomma, è diventato un peso dal punto di vista ambientale, un peso che con un lavoro di squadra, lei ha sottolineato più volte, molto lungo, molto articolato, oggi insomma si allevia. Sì, oggi abbiamo, ecco, adesso un riferimento è quello dei siti orfani. Qui vi era un luogo dove venivano abbandonati dei rifiuti, delle scorie industriali in quel periodo, come la necessità di bonificare nell'ambito del sistema cittadino un'area così importante. La Regione, grazie all'impegno dell'assessore Marnati, del presidente Cirio, si è riusciti con le
l'impegno dei funzionari dell'amministrazione comunale, presentare i progetti, che era già un progetto pilota già finanziato dalla Regione. Si è ottenuto sul decreto del Ministero dell'Ambiente di 6 milioni di euro per l'intero Piemonte, averne 3 milioni 154 mila per la bonifica di quest'area, che dà veramente un momento importante per quello che è restituire sicurezza, sanità e quello che è un'attività di assoluta necessità delle amministrazioni per la riqualificazione del territorio e per la salute dei propri cittadini. Quanti sono gli abitanti dell'area Villette? Sì, non sono un gran numero di abitanti, ma siamo nel tessuto cittadino pieno, quindi siamo assolutamente nella presenza anche di attività residenziale, quindi non è solo un'area industriale dismessa, ma c'è un'attività residenziale, e quindi per questo sono state fatte ordinanze per evitare pericoli, sono state fatte interventi e progettualità con le caratterizzazioni per arrivare a questa importante bonifica. Patrizia Evangelisti è l'assessore all'ambiente del comune di Vercelli, proprio colei che segue direttamente da vicino e operativamente questo intervento sull'area ex Montefibre. Un intervento consistente, importantissimo per i cittadini. Assolutamente, un intervento importantissimo che da decenni non era stato concretizzato con effettiva progettazione, una fattibilità di intervento di bonifica. Siamo riusciti, grazie alla collaborazione con la Regione Piemonte, con la provincia di Vercelli, che ha fatto da supporto per la parte procedurale anche proprio i nostri funzionari, a predisporre una progettazione che è stata finalmente finanziata. L'area interessata a lato Montefibre quindi non ha un'intestazione specifica di proprietà, quindi lì questo inquinamento non è attribuibile purtroppo, quindi vengono definiti siti orfani. Abbiamo suddiviso l'area in tre parti, una di queste che è quella un po' più delicata, che per noi è anche prioritaria e importante perché sono adibite ad abitazioni private, esatto, è stata finanziata e abbiamo già il 50% del finanziamento nelle casse comunali. Quando inizieranno i lavori di bonifica? Allora, devono essere più che iniziati, terminati entro il primo semestre del 26, tant'è che non abbiamo perso tempo e ci siamo subito attivati per dare l'incarico professionale ad una ATP, che è un'associazione temporanea di professionisti, due gruppi di professionisti che quindi collaboreranno per darci le procedure più idonee e opportune, proprio perché si tratta di abitazioni private. Ecco, è stato sottolineato che l'inquinamento individuato è un inquinamento da idrocarburi che può dare problemi in caso di ingestione oppure può dare dermatite da contatto. Diciamo che con comportamenti adeguati problemi gravi alle persone, certo, non ce ne sono, però questo però non toglie che comunque vada bonificata, esatto, quest'area. Noi abbiamo sempre avuto una grande attenzione per il discorso ambientale, una particolare sensibilità, e quindi questo è per noi la priorità, anche se non comporta, ripeto, come dice lei, particolari patologie eccetera, ma non c'è certezza. Cosa si fa? Cioè, si rimuoverà la terra? Allora, proprio per questo, trattandosi di abitazioni, non credo che verrà fatto questo tipo di intervento, però i professionisti dovranno valutare veramente nello specifico da farsi, perché le ipotesi nelle altre aree normalmente non adibite ad abitazione sono due: o si crea un capping, una copertura, oppure viene rimossa. Infatti nella parte prospiciente le abitazioni, come abbiamo detto, finanziata, che sarà finanziata col PNRR, quell'area dalle analisi è emerso che ci sarà consentito creare una copertura, un capping. Quindi quando viene autorizzato il capping vuol dire che è già la massima sicurezza, che non c'è la necessità di andare a rimuovere. Ecco, invece su questa da 3 milioni 154 mila ancora bisogna su valutare. Questo dobbiamo valutare bene, trattandosi appunto di abitazioni con giardini, marciapiedi, casette, cosa è necessario fare all'interno proprio delle singole proprietà private. Ecco. Assessore all'ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati, oggi ci ha dato dei dati molto interessanti e anche preoccupanti. 1182 comuni in Piemonte, di cui 829 con siti da bonificare. Questo vede anche comunque degli interventi in atto, degli interventi già conclusi che sono ben 392, ma insomma il nostro Piemonte ha qualche difficoltà.
Beh, è una regione industriale, insomma, era, adesso non lo fa più parte, ma del triangolo industriale Torino-Milano-Genova, e quindi ci sono state tante industrie. Questa è l'eredità che noi abbiamo, e quando parliamo delle nuove generazioni io dico sempre attenzione che anche le attuali generazioni si stanno accollando gli errori del passato, soprattutto in ambito ambientale, tant'è che stiamo appunto lavorando su 829 siti in Piemonte in corso, uno dei più importanti è questo qua di Vercelli. Ecco, a Vercelli quindi c'è la bonifica di quest'area Montefibre. Lei ha detto ci è voluto tempo, c'è stato un grande lavoro di squadra e adesso arriviamo a questa bonifica con uno stanziamento importante, perché sono 3.154.000 euro per intervenire su un'area di circa 13.000 metri quadrati. Sì, questa è la prima tranche, nel senso che noi abbiamo identificato delle priorità a livello piemontese, questo qua di Vercelli lo è, tant'è che della metà dei fondi che abbiamo messo a disposizione nel Piemonte, appunto i 3.154.000 vanno al Comune di Vercelli. Ma questa è una prima tranche, perché all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo chiesto altrettanti soldi per ampliare l'area, che è quella un po' più inquinata, e siamo in attesa ovviamente di avere anche questa bella notizia. Intanto voi vi siete occupati anche, mi scusi se la interrompo, vi siete occupati anche dell'amianto, e anche su questo fronte si sta lavorando intensamente, perché Vercelli ha anche quel problema sempre appunto derivante dalla presenza di siti industriali. Sì, oltre appunto alla capacità industriale del Piemonte, purtroppo noi siamo anche conosciuti come il sito di interesse nazionale di Casa Monferrato, ma anche Vercelli siamo qua abbastanza vicini, purtroppo è un cancro che ancora dobbiamo debellare totalmente. Abbiamo fatto grossi interventi in ambito pubblico, ne rimangono ancora alcuni in ambito appunto comunale, e riusciamo a finanziare 3 progetti su 14 che andiamo a finanziare in questo momento a livello piemontese. Quindi Vercelli per fortuna primeggia, e in questo caso stiamo dando delle risposte efficaci alla cittadinanza che si aspetta appunto. Però è frutto di grande lavoro, perché per arrivare a questi risultati devi avere un lavoro tecnico di squadra tra i vari enti per dare informazioni a chi ci finanzia, in questo caso il Ministero e l'Europa, e riuscire a trarre risorse. Quando riusciamo ad arrivare a questo obiettivo vuol dire che è stato fatto tutto a regola d'arte, quindi è giusto farlo sapere a chi vive nel Comune di Vercelli. Ecco, bellissima questa cosa che ha detto, se si fanno le cose e non si dicono è un po' come non farle. Voi ne state facendo tante, dicevamo, per quanto riguarda l'amianto al momento ci sono fondi per i siti pubblici, ma si sta studiando il modo per farli arrivare anche ai privati. Beh sì, abbiamo dato delle priorità, ovviamente prima c'erano le scuole, gli ospedali, gli istituti pubblici dove c'è la cittadinanza che partecipa, poi a scalare, quando avremo finito tutti gli interventi pubblici, faremo iniziative anche per bonificare aree private, quindi continua l'attenzione, continuano gli investimenti, ahimè sono ancora tanti, però dobbiamo continuare a battere, tenere alta la tensione, la visibilità su questo tema, perché purtroppo ci sono ancora persone che perdono la vita derivante dall'amianto, perché purtroppo è un decorso molto lungo negli anni, e quindi è un problema serio per la nostra regione e va affrontato seriamente. La provincia di Vercelli interessata da questo iter, che ha seguito molto da vicino e anche direttamente, insomma, in collaborazione da parte dei vostri uffici per riuscire a realizzare i lavori che devono essere concretizzati entro il 1 febbraio 2026. Assolutamente sì, è nostra competenza quella di fare una ricognizione di tutte le aree di questi siti, chiamiamoli orfani, dove non si riesce più a reperire al proprietario del terreno, e quindi la provincia fa questo lavoro di indagine e assieme ai comuni lì tiene un registro che poi trasmette alla Regione Piemonte per segnalare le priorità. In questo caso la nostra progettualità, il nostro lavoro di squadra fatta con il Comune di Vercelli ha consentito di avere una progettazione di così alto livello da vedere quasi la metà delle risorse regionali stanziate sul Comune di Vercelli per questa importante opera di bonifica all'interno del centro cittadino. Ecco, questo lavoro, insomma, anche lei ha sottolineato, molto importante il dialogo tra le istituzioni. È fondamentale, provincia, regione, comune, ARPA, che è il nostro braccio operativo della regione e anche delle province, è straordinario che lavorino a stretto contatto in modo quasi settimanale per riuscire a portare i frutti per risolvere problematiche importanti. Arriverà anche un intervento per quanto riguarda l'amianto proprio sulla sede provinciale. Sì, al Palazzo Provinciale, che alcune scuole provinciali vedranno appunto interventi per eliminare al 100% la presenza di amianto anche nelle tubazioni degli immobili della provincia, e quindi siamo soddisfatti. I consiglieri regionali Angelo Dago e Alessandro Stecco, rispettivamente Presidente della Commissione Ambiente e Presidente della Commissione Sanità. Importantissimo il loro ruolo in questa vicenda. Angelo Dago, come Presidente della
della Commissione Ambiente ha lavorato a stretto contatto con Patrizia Evangelisti, che ha detto l'ha sollecitata fin dal primo momento su questi temi. Sì, appena sono stato insediato come Presidente della Commissione, una delle prime telefonate ricevute è proprio di Patrizia, che ha sollecitato sicuramente il tema che abbiamo trattato oggi in conferenza stampa, ma anche la questione amianto, che da anni si vede su molti problemi, sulla provincia di Vercelli, proprio per la vicinanza al Monferrato. Quindi adesso stiamo risolvendo delle problematiche molto molto importanti su questo territorio. Ci sono altri siti, come appunto Presidente della Commissione Ambiente, che tiene d'occhio sul territorio vercellese? Sì, no, ci sono diversi siti orfani dove appunto non si riesce a individuare il proprietario. Con la Regione abbiamo fatto il censimento e uno di questi è stato appunto il sito di Vercelli, che ha ottenuto su 6 milioni di finanziamento, la metà sono andati appunto al sito di Vercelli, ma stiamo lavorando a diversi siti che non vendo che elencare perché sono parecchi, ma stiamo con gli altri comuni, con le altre amministrazioni, proprio per i prossimi bandi definire appunto quali sono gli interventi prioritari per poi andarli a fare direttamente con le amministrazioni. Professor Stecco, Presidente della Commissione Sanità, insomma la salute dei cittadini prima di tutto, poi ci vogliono i soldi per poter intervenire, avete detto, in questo caso insomma si è realizzato questo felice connubio. Sì, dal punto di vista della salute c'è stata sempre la massima attenzione, tant'è che questo comune insieme all'ASL ha appena l'anno scorso completato uno studio epidemiologico sulla valutazione del rischio di morte, delle cause di morte nella popolazione vercellese, e che è stato presentato e depositato qui in Consiglio Comunale. E in precedenza in quinta Commissione Ambiente abbiamo sempre lavorato in quest'ottica, un'ottica di attenzione. Sui temi dei siti orfani di quest'area nello specifico abbiamo lavorato molto anche nella legislatura scorsa, ero consigliere di minoranza, ma insieme appunto altri consiglieri come il consigliere Pasquino abbiamo lavorato sempre per chiarire quali erano i dati, le misurazioni e i profili di rischio, e sulla base di queste analisi che noi stessi chiedemmo uno studio epidemiologico alla sindacatura scorsa, non fu fatta e l'abbiamo invece fatta fare. Fa un passo avanti insomma per la salute dei cittadini con questi interventi? Sì, questi interventi di bonifica sono essenziali per ripristinare dei terreni massacrati dal punto di vista chimico, dal punto di vista di vari agenti, che devono tornare a essere in qualche modo dei terreni non più contaminati. E quindi si fa un passo avanti per la salute, si fa un passo avanti per l'ambiente e le due cose lavorano insieme. Bene, è tutto, come avrete compreso dalle parole dei nostri amministratori, si tratta di una problematica importantissima per il nostro territorio, fortunatamente sotto il monitoraggio continuo delle amministrazioni regionali, provinciali e da parte dei comuni. Insomma, sembrerebbe che siamo in buone mani. Arrivederci alla prossima settimana con Obiettivo Valsesia Vercelli.